Secondo il deputato regionale Giambattista Coltraro del Megafono, il porto commerciale di Augusta potrebbe diventare un grande centro di smistamento non solo per i paesi del Mediterraneo, ma anche per l'imprenditoria cinese, con un risparmio dei costi di trasporto di circa il 30% rispetto ai costi che vengono affrontati oggi. Una delle infrastrutture più importanti che noi abbiamo in Sicilia, e quindi non riguarda soltanto il comune che ha sede, è quello del porto commerciale di Augusta, che potrebbe diventare un porto hub, cioè un porto di servizi, di scarico merci, non soltanto per le merci che partono dall'isola o che partono nella zona del Mediterraneo, ma un porto che si inserisce nelle tratte internazionali, soprattutto delle imprese cinesi, in quanto le imprese cinesi già con studi di fattibilità provati, studiati e acclarati da tutti gli esperti del settore hanno dimostrato che nel momento in cui si parte questo porto commerciale di Augusta, inteso come porto hub, riescono ad avere un risparmio di costi per il trasporto di merci che è circa il 30% rispetto a quello che in atto loro riescono a portare avanti facendo degli scali nel nord Europa. Per l'onorevole Coltraro sarà anche una buona occasione per creare nuove infrastrutture in Sicilia. Quindi il progetto nasce per creare nuove infrastrutture in Sicilia, ma infrastrutture che siano destinate al servizio e all'intermediazione con lo sguardo verso il Mediterraneo.